Eccoci qui con il nuovo allenatore della Yama. Benvenuto innanzitutto. Grazie. Poi inizia già in salita, perché ahimè cos'è un giorno che ha tutte le ragazze della squadra. Sì, si è cominciato oggi a fare gli allenamenti in gruppo, però quelle che sono venute prima hanno già lavorato tantissimo. E come ho avuto modo di ribadire anche in altre occasioni, inserire giocatori, uno o due elementi su un sistema oliato è più semplice piuttosto che far partire un gruppo compatto tutti insieme. È abbastanza soddisfatto per quello che ha visto fino adesso, almeno con le ragazze che ha già avuto modo di allenare? Sì, decisamente sì, abbiamo lavorato tantissimo, volume e intensità molto elevate di allenamento. Obiettivi della stagione? Gli obiettivi della stagione, il primo in assoluto è quello di una crescita che non pone limite al risultato sportivo. Enzo, nuovo anno, nuova carica, nuovo entusiasmo? Sì, anche se non manca mai quello per fortuna, però insomma ci sono nuovi stimoli e quindi sì, nuovo entusiasmo è corretto. L'entusiasmo è quello che ci ha sempre un po' caratterizzato, che ha caratterizzato sempre la mia persona. Vivo di passioni e con queste vado avanti, perché senza di quelle secondo me non si può fare nulla. È una squadra completamente nuova, quindi hai fatto un lavoro da certosino, non ti sei mai fermato. Sì, effettivamente è stata un'estate molto difficile. Però insomma devo dire che con il coach abbiamo condiviso un pochino tutti i passaggi, quindi è un rapporto che abbiamo costruito giorno dopo giorno e insieme abbiamo cominciato a fare delle scelte, quindi sono state tutte scelte condivise con lui. Abbiamo cercato di costruirgli una squadra che lui potesse allenare con delle caratteristiche ben specifiche. Eccomi qui adesso con il presidente. Allora, iniziamo questa OBA 2.0. Sì, sono molto contento, anche emozionato, perché c'era un po' di tensione a fare la presentazione in Expo, dove, come dicevo, ormai da più di 5 mesi ogni giorno si manifestano le eccellenze di ogni tipo. Ritengo, come ho detto in conferenza, che il prodotto volley a livello Italia sia un'eccellenza, soprattutto a livello Lombardia, dove viene giocato il volley in concentrazione massima, soprattutto quello femminile, ma anche la nostra squadra, la futura Volley Booster Seat, Unendo Yamamai, è un'eccellenza del volley italiano. Hai fatto un grandissimo sacrificio con la società Unendo, giusto? Sì, allora colgo anche l'occasione per dividere un po' le due cose. Unendo Energia Italiana continua a essere il mio sponsor e a credere nel progetto pubblico-privato sulla città di Busto Arsizio. Quest'anno mi è stata data la possibilità di rilevare le quote della società e questa l'ho fatta a titolo personale come Pirola Giuseppe. Dico, questo nuovo anno, ecco, l'assessore scappa, volevamo fare una battuta anche con lui. Almeno un saluto allora alla squadra, venga. Io lo ringrazio perché è molto vicino a tutti gli sport e mi ha fatto tanto piacere che oggi è stato, non è vero che non faceva parte, diciamo, ma lui era il protagonista perché è il massimo esponente, diciamo, in regione dello sport. Grazie. Una regione, la Lombardia, fortissima, giusto? Forte nello sport. In generale? In generale nello sport, perché circa il 20% di tutto il movimento nazionale è qui in Lombardia. Nella pallavolo diciamo che veramente siamo fortissimi, perché al di là anche dell'organizzazione dei grandi eventi, quindi partendo dai mondiali dell'anno scorso a ottobre femminili, adesso ci sono a Busto la fase di qualificazione degli europei maschili. Tutti esauriti, esatto, quindi Forza Italia. Eccomi qui adesso con l'amico Giorgio, tanti anni sempre dietro alla Unendo Yamamai. Eh sì, questo è il 15° anno. Ogni volta ci troviamo qua con tanta voglia di ricominciare, anche questa volta abbiamo tante idee per la stagione che sta arrivando, quindi, e quest'anno abbiamo pensato di seguire molto da vicino la squadra, addirittura da dentro, e praticamente da domenica che inizia il campionato ci sarà una telecamera dentro lo spogliatoio. Bene. No, sapevo che saresti stato malizioso. Ah, non lì, non dappertutto. No, non dappertutto, però riprenderà i momenti che precedono la gara, quindi crediamo che sia un modo nuovo per far vedere, insomma, un altro aspetto della squadra. Bello per far conoscere la squadra. Assolutamente sì. Eccomi qui adesso con l'amministratore della Birra Poretti, che quest'anno è sponsor della Yamamai. Allora, come ci si sente ad essere sponsor di una delle squadre più forti d'Italia? Siamo molto orgogliosi, siamo felici di essere sponsor di una squadra di donne, perché non lo sapete, ma in Europa le donne italiane sono le più alte consumatrici di birra, il 60% di donne bevono birra, però sono anche bravissime perché bevono poco, 14 litri pro capite, quindi in realtà
Quindi in realtà la presenza femminile nella birra sta diventando importante, soprattutto le giovani, ed è questo uno dei motivi per cui siamo felici di essere sponsor di questa squadra.